Come mai questo popolo contestatore accetta ogni soppressione della libertà? Mi sarebbe difficile dirlo, poiché mi sono accuratamente astenuto da ogni discorso che potesse avere carattere politico. Considerando l'esaltazione delle menti, sarebbe necessaria una lunga inchiesta per farsi un'opinione imparziale. Oggi la cecità è tale e si è confusa a tal punto l'Italia col regime che, per i fascisti, non si possono fare riserve su di esso senza diventare immediatamente un nemico nazionale, mentre per gli antifascisti non si può ammirare una qualunque cosa, fosse anche una croce bizantina, senza essere subito sospettati di compiacenza nei riguardi della dittatura. Nemmeno una famiglia era stata risparmiata. Di fascismo, ognuno ha la sua opinione personale, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Però è un dato storico, un dato oggettivo, che il fascismo si apre a Belmonte Calabro e si chiude qui a Palla, a San Francesco, dove lì c'è questo mito e leggenda tra le bombe che furono sganciate tra il luglio e l'agosto del 1943. Infatti nel libro ho anche delle testimonianze paulane dove alcune persone, come ad esempio Francesco Furlano, disse videro il deputato di Mussolini Scorza e arrivarono i bombardamenti. Bombardarono anche poi il santuario di Paola. Lucio Domanico, Nera di Calabria, un fascismo che parte dalla costa tirrenica cosentina e muore sulla costa tirrenica cosentina. Ma non è che niente i calabresi siamo un po' fascisti? Come, scusa? Non è che niente i calabresi siamo un po' fascisti di natura? Ma io penso che un po' tutti quanti gli italiani siano un po' fascisti intrinsecamente. Come dicevo prima, magari per cui domani che è il 25 aprile, non tutti nutrono simpatia per questo giorno di liberazione. Quindi questo, diciamo, è molto triste, perché diciamo è stato un momento di liberazione, è stato anche un momento di unione. Anzi, invito a leggere, rileggere, a trovare nuova documentazione per poter riscrivere la storia, e soprattutto che questo fascismo, comunque questi regimi totalitari, ora che si possono chiamare con un altro nome, non si devono più presentare, perché la libertà è bellissima, la libertà di pensiero, di poter uscire, andare dove si vuole, parlare, non ha prezzo. E allora diciamo viva la libertà, viva l'Italia, vogliamoci bene tutti quanti, ok? Domanda. Corsi e ricorsi storici, la storia non si ripete mai due volte nello stesso modo. Ti abbiamo ascoltato parlare definendo il tempo attuale un tempo difficile per installare un meccanismo come quello che si era instaurato 100 anni fa, quando c'erano le camicie nere. Però a livello ideologico può essere sempre germinale la possibilità di tendere verso un tipo di regime. Ecco, il fascismo nacque in Calabria, Salvini è stato eletto in Calabria. Grazie per questa domanda. Comunque sì, non so se poterlo dirlo con orgoglio, ma io sinceramente, proprio che Salvini l'abbiamo letto noi calabresi, posso dirlo che è uno schifo. Dopo averci discriminato, proprio noi l'abbiamo fatto senatore, ma vabbè, speriamo che faccia cose buone per l'Italia e non tutte queste cattiverie. Certo è che noi il fascismo l'abbiamo inventato, Mussolini comunque ha inventato il fascismo, e una parte di italiani comunque
ancora porta, sono nostalgici ancora oggi a distanza di cento anni, però secondo me quel fascismo come era una volta, in camicia nera, la marcia militarista e sciogliere i partiti politici, cioè è molto difficile che si ripresenti una cosa del genere. Più che altro vorrei dire un'ultima chiave di lettura: magari il fascismo oggi si può dire come dittatura, un fascismo monetario forse, un fascismo finanziario, quello sì che è un regime dittatoriale, allora è un'altra storia, però oggi il fascismo si sta portando su altre cose, magari pensiamo a questo, facciamo una piccola riflessione più e diamoci una risposta, perché è già fatto così. Grazie a voi, grazie di tutto, forza Marsili Notizi, e devi crescere, ti voglio anche a te, ti voglio all'apice, va bene? Un abbraccio e grazie, un saluto a tutti i telespettatori, grazie di cuore, grazie.